Due terzi del campionato andati, oggi si disputava la 20ª giornata, la 5ª del girone di ritorno, e la Gioiese si ferma ancora con un altro pareggio dopo quello, il primo del campionato di domenica scorsa, pareggia in casa con la Stilo Monasterace per 0-0. Ne approfitta soltanto lo Scalea ad accorciare le distanze, che portandosi a 7 punti di distacco con la vittoria ottenuta sull'ultima in classifica, Lacri. Quindi lo Scalea si porta a 40 punti, la Gioiese 47. Invece non ne approfittano le inseguitrici di domenica scorsa, Promosport e Reggio Mediterranea, che sono state fermate sul pareggio. La Reggio Mediterranea in casa contro il Brancaleone, era riuscita la squadra regina a rimettere in carreggiata una partita che si era trovata in svantaggio per il gol del Brancaleone di Montero sul calcio di rigore all'inizio della ripresa. Poi era andata sul 3-1 con due gol di Salvador e la rete di Fioretti, ma poi in 20 minuti alla fine Favasulli e Carbone avevano riportato la partita in parità. L'altra squadra, come dicevamo, la Promosport, pareggia 1-1 a Gioiosa Ionica contro Gioiosa Ionica, rimontando anche lo svantaggio iniziale di Ir Nasr per quanto riguarda la Gioiosa Ionica, con il gol di Colosimo al 67esimo. Perde l'Isola Caporizzuto in casa contro la Morrone, e dopo essere andata in vantaggio con Leto si fa superare dalla doppietta di Misuri. Poi ancora Leto riporta la squadra isolana in parità, ma al 92esimo Azzinnari per la Morrone ottiene i 3 punti appunto per la squadra cosentina. 1-0 del Rende sul Cersale, un Cersale che non riesce a recuperare posizioni in classifica. Sperava almeno in questa settimana di poter scavalcare qualche squadra, particolarmente Bocale o Gallico Cotone, che è stato fermato in pratica sul vento della partita contro il Bocale, quindi questa partita non si è giocata tra Bocale e Gallico. E quindi dicevamo in Cersale sperava di ottenere un punteggio, un punto, invece viene sconfitto. Bel pareggio invece ancora una volta per quanto riguarda il Soriano di mister Umberto Scorrano, un pareggio che è maturato nel secondo tempo dopo che si è trovata sotto di 2-0, il gol di Mollo e di Neves per la Paolana, ma poi ci hanno pensato Greco e Macri esattamente all'87esimo a riportare sul 2-2 il risultato finale.